Allora, sempre dal libro di Cristina Feldman, Compassione, leggo a pagina 158. Nel sentiero del Bodhisattva si dice che la pazienza è una delle nobili qualità del cuore che apre strada alla compassione. Non c'è mai bisogno di pazienza come nel bel mezzo delle avversità. Pazienza è la grande guaritrice della diffidenza e dell'agitazione. È importante essere pazienti con lo nostro stesso risentimento e rancore, con la nostra rabbia e con la nostra paura. Se pratichiamo la pazienza nel mezzo dell'agitazione e dell'ostilità, prima o poi ne vedremo la fine. Riflettiamo un attimo su questo. Quando pensiamo a pazienza, di solito la confondiamo con sopportazione. Ma la sopportazione è un aspetto dell'ego, non riesco a dire le cose e quindi ingoio. La pazienza non è così, la pazienza è una virtù, è una pratica, è una qualità dell'essere che si accompagna alla forza. Io sono paziente perché decido che è opportuno così, significa che io ho potere sulle mie reazioni. La sopportazione invece, io non ho potere sulle mie reazioni. Non riesco a gestirle se non opprimendole, sopprimendole. Quindi la sopportazione non è una qualità dell'essere, ma un inquinante. Il costo della sopportazione lo si fa sempre pagare a se stessi e agli altri. La pazienza, la vera pazienza, non ha costi, se non quello che è il lavoro che ci è voluto per diventare pazienti, che è un lavoro di integrazione dei vettori, cioè quando diventiamo autentici, allora siamo anche pazienti. Questa è la qualità di una buona madre. E come la compassione, la pazienza è una qualità che troviamo nel rapporto madre-bambino. E vi ho detto prima, quando parlavo della compassione, per capire la compassione bisogna osservare gli occhi di una madre che osservano un bambino malato e che lo accudiscono e che si preoccupano per lui. In quegli occhi c'è la compassione, la tenerezza e c'è anche ovviamente la pazienza.